Adesso avremo Yoselin Licata-Tissi, che non... forse pochissimi sanno che lei è un'assistente sociale laureata. La vedete sempre nella lode, ma lei è un'assistente sociale. Per cui ci parlerà con occhi diversi di un progetto in cui ha collaborato in questi ultimi mesi, sempre con i Senza Tetto, ma con un'altra associazione che è l'associazione Arca. Ciao. Allora, rilegandomi al discorso che faceva il pastore Giannone, io ho lavorato per un annetto circa con una fondazione, non voglio fare pubblicità, ma si chiama Arca, e la fondazione si occupa di senza tetto, soprattutto, oltre ad anziani, vabbè, famiglie in difficoltà, ma lo scopo principale della fondazione sono i senza tetto. Dati Istat rivelano che i senza tetto a Milano sono 13.000. È proprio una città dentro la città. E io avevo un ruolo un po' diverso, nel senso che facevamo anche volontariato per quanto riguarda la distribuzione dei pasti e tutto quanto, però mi sono ritrovata tutto l'inverno in strada a lavorare strada, quando faceva freddo, quando nevicava, quando pioveva, ci coprivamo e andiamo a lavorare, perché guardando alla missione, cioè nel senso, lo scopo che avevamo noi, avevamo un banchetto pubblicitario di cercare delle persone che sostenessero la fondazione, perché la fondazione va sì con i contributi regionali, i contributi statali, ma soprattutto va di contributi privati, che grazie a Dio Milano è molto generosa. E quindi mi sono ritrovata tutto l'inverno in strada, gira che ti rigira trovi tanti senza tetto, sono diventata amica di tutti praticamente. E un caso che è stato veramente, sono ritornata a casa veramente distrutta, ho visto una ragazza, eravamo lì in un posto dove stavamo lavorando, questa ragazza ci vede arrivare e inizia ad insultarci, perché pensava che fossimo dei rivali, perché lei chiedeva l'elemosina, quindi dice: se voi fermate le persone, anch'io, le persone si fermano con voi, non con me, perché io sono una senza tetto, voi siete una fondazione riconosciuta su Milano. Questa ragazza è iniziata ad insultarci, voi qui, voi là, cosa fate, perché non ve ne andate, no, così non mi fate mangiare, dicevo. Quando una ragazza di 26 anni che vive in strada mi dice così non mi fai mangiare, io sento un po'. E la cosa a cui ho pensato, mentre io ero in strada, sto pensando: Dio, cosa faccio? Cioè, mi sento anche in colpa, pur sto lavorando qui per lei, però mi sento in colpa. Allora, quel giorno, io solitamente non porto mai cibo da casa, magari prendo un po' di frutta mentre sono in giro, quel giorno avevo con me frutta e panini. E ho detto, adesso io provo a darle un panino, poi vediamo. Cioè, un mio collega, pure quel giorno era il periodo di Pasqua, aveva portato l'uovo di Pasqua, che aveva fatto lui in casa, un uovo di Pasqua al pistacchio, allora ci aveva dato, dai ragazzi, distribuiamo un po' sto vettino. C'era sta ragazza, ha detto: Nick, che ne dici se le diamo un po' di cioccolato, così la addolciamo un po'. Allora, vabbè, andiamoci, scusa, noi ti vogliamo bene, ti va un po' di cioccolato? E lei cambia proprio viso e dice: sì, però chi siete, perché non ve ne andate? No, sì, però vuoi un po' di cioccolato? È buono il cioccolato. Allora lei inizia a prendere il suo cioccolato. Era veramente accanita con la vita, col mondo, con le persone. Se la persona non le dava il centesimo, lei magari lo mandava in giro quel paese. Era veramente accanita sta ragazza. E io non capivo, ho detto: vabbè, è una senza tetto, però sono senza tetto, ci sono tanti tipi. C'erano quelli carini, quelli che ti ringraziano, ma lei era veramente accanita, accanita con la vita. Il suo fidanzato era con lei a chiedere l'elemosina. Allora io mi avvicino a lei e ho detto: sai, ho un po' di frutta, la vuoi, ora di pranzo? Lei mi fa: sì, va bene, dammelo un po' di frutta. E le do sta frutta. Il mio collega inizia a parlare con lei. Cosa abbiamo scoperto? Era così accanita perché 27 anni, no, 28 anni, era in strada da quando ne aveva 17, 11 anni. Perché era finita in strada? Perché i genitori, a lei a 15 anni aveva già iniziato a fare uso di sostanze.
Quindi i genitori, siccome facevano parte di una classe benestante, l'hanno buttata fuori. È andata a vivere in strada sta ragazza. Inizia a girare il mondo, ovviamente non smette di drogarsi, ma continua e peggiora, e inizia a girare il mondo. Gira l'Italia, perché non avendo dove andare. Dopo un anno, diceva, mi sa che è meglio se la smetto, torno a casa. Torna a casa, i genitori avevano cambiato abitazione, senza avvisare. Avevano cambiato casa, non c'erano più in quell'abitazione dove era andata lei, e quindi lei si è ritrovata da sola. Continua a girare il mondo, l'attuale fidanzato della ragazza, pesante, l'ha trovata mentre degli extracomunitari stavano abusando di lei, stavano cercando di abusarla. Allora sto ragazzo si mette in mezzo, se la carica addosso e se la porta via. Da quel momento lei si è legata a lui, sono fidanzati e tutto quanto. Lui, tossico anche lui, ha un tatuaggio incredibile in faccia, credo sia un tribale, che gli copre tutto il viso, oltre a piercing vari proprio in faccia, non proprio guance e tutto quanto. Un piercing ce l'hanno uguale, tutti e due qui nella guancia, e lui dice, io non stavo smettendo di drogarmi, però da quando sto con lei non ce la fa. E io non ce la faccio insieme, non ce la facciamo più. Il mio collega ha chiesto, ma non ti ha fatto male quel tatuaggio in faccia? E lui ha risposto, sai, mi fa più male tenerlo adesso, ora. Piuttosto, non mi ricordo neanche quando l'ho fatto, perché ero sotto effetto di sostanze, non mi ricordo quando l'ho fatto. Mi fa male più tenerlo adesso, piuttosto che il pensiero di averlo fatto in una parte delicata. Lì, cioè, sono ritornata a casa devastata, perché ho detto, cavolo, 28 anni, bellissima, bionda, occhi azzurri, fantastica. Aveva il viso rovinato dalle droghe, i denti rovinati dalle droghe, puntualmente ogni mattina ubriaca. E ho detto, oddio, quanti pregiudizi, quanti stereotipi abbiamo. All'inizio, quando ho iniziato a fare questo lavoro, credo che sia stato veramente un piano di Dio che io abbia lavorato in questo posto. Adesso ho anche smesso, faccio un altro lavoro. Perché anch'io ho avuto dei pregiudizi, anch'io ho avuto degli stereotipi su queste persone che pensavo, vabbè, stanno vivendo in strada, ma vivono in strada perché ognuno vuole vivere in strada, altrimenti sì, un lavoretto lo trovi dovunque. No. Non è così. Ho conosciuto tante persone che raccontavano di, come diceva il pastore Giannone, che sono in strada perché sono padri separati, le spese legali sono veramente insostenibili, le mamme si accaniscono, care mamme, e quindi queste persone finiscono in strada. Ci sono ex imprenditori che non sanno più dove andare e finiscono in strada. Una cosa che ci tenevo veramente a dire tanto, a dirlo, e non giudicate all'apparenza, mai. Non bisogna mai giudicare all'apparenza chi vedi, perché quello che fa impressione è che il lettino che noi abbiamo a casa, con il comodino, loro ce l'hanno in strada. Ma non ce l'hanno in strada perché hanno scelto. Alcuni scelgono, però la scelta diventa... Dopo diventa una scelta, poi si abituano e fanno anche fatica a ritornare indietro, ma perché sono abituati lì? Sono abituati al fatto che la gente gli dica che puzzano, che non sono in grado di fare niente, che sono dei drogati, che sono degli alcolizzati. Però una cosa che ci tengo veramente a dire è non giudicare mai all'apparenza. Bisogna prima conoscere una persona, conoscere la vita, quello che ha fatto, perché è in quella situazione, e guardarli non con i nostri occhi, ma con gli occhi di Gesù. Allora, Jocelyn ha preparato delle slide, se possiamo mettere su, Carol, velocemente. È importante che la Chiesa sia pronta non in modo artigianale, ma in un modo professionale per
aiutare queste persone, che siano i senza tetto, i tossicodipendenti, i rom, qualsiasi ambito, il carcere, qualsiasi ambito, noi dobbiamo proprio essere pronti. Principi operativi? Questi sono dei principi generali per la conduzione di un colloquio o di una relazione a due. Sono principi operativi per un'efficace pratica professionale. Avanti. Il primo principio è l'individualizzazione, significa riconoscere il valore di ogni singola persona basato sui diritti dell'essere umano ad essere trattato non solo come un essere umano, ma questo essere umano, quindi riconoscere la centralità della persona. Andiamo avanti. Importanza dell'espressione dei sentimenti, è il riconoscimento del bisogno della persona di esprimere liberamente i suoi sentimenti, ascoltare attentamente senza reprimere e fornendo incoraggiamento quanto questo risultasse terapeuticamente utile. Avanti. Controllo del coinvolgimento emozionale, sensibilità emotiva per i sentimenti della persona, questo è un po' importante, significa magari incontriamo delle persone in giro, non facciamo i pietosi, non guardiamoli con gli occhi pietosi perché si arrabbiano, non gli facciamo bene, anzi piuttosto un incoraggiamento è più importante. Avanti. Accettazione, percepire e trattare la persona come realmente è, con i suoi punti forza, i suoi lati deboli, con i suoi aspetti di simpatia e antipatia, favorire sempre il mantenimento della sua dignità e del suo valore personale, sempre. Atteggiamento non giudicante, non emettere sentenza di colpevolezza o innocenza o attribuire gradi di responsabilità circa l'origine dei problemi, non giudicare mai la persona al limite in comportamenti. Autodeterminazione è riconoscimento del diritto della persona, della libertà di fare le proprie scelte e prendere le proprie decisioni. Rispettare questo bisogno e aiutarlo ad attivare il suo potenziale di autonomia. L'ultima è il principio della riservatezza. Nella relazione a due è molto importante, anche nella gestione del colloquio, che le informazioni che noi riceviamo siano tenute private e non vadano dette in giro, ovviamente. È una salvaguardia appunto del segreto delle informazioni che concernono la persona e che vengono raccolte durante la consulenza. È importante perché questo fa molta fiducia tra la relazione a due. Grazie. Grazie Zioseli. Grazie, questi concetti riprendono un po' tutto quello che abbiamo, di quello che abbiamo parlato stamattina.